Si alza la musica, si riaprono i cancelli, è il giorno in cui la fortezza Medicea torna definitivamente a disposizione della cittadinanza di Arezzo e dei turisti. Le sculture che vedete alle mie spalle fanno da ornamento a questo splendido scenario, così come è stato recuperato, sono le sculture del sogno di Temer. La fortezza restituita. Inauguriamo la mostra di Temer sia alla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea con la parte grafica, sia qui in fortezza la mostra di sculture di bronzo bellissima di Ivan Temer, e naturalmente apriamo la fortezza agli aretini. Dopo tanti anni di restauro, contemporaneamente consacriamo la fortezza all'uso quotidiano dei nostri concittadini. Che cosa racconta il sogno di Temer? Beh, il sogno di Temer è sempre un sogno che dura da tanto tempo, da tanti anni, e questo sogno che è legato sempre con l'ammirazione che ho portato per Piero La Francesca. E queste cose nascono quando uno è studente, nascono nell'inconscio, no? Di un sogno, perché uno si chiede sempre nell'intimità di se stesso se è capace di fare sognare la gente, no? La cosa straordinaria per me è il fatto che dopo tanti anni che mi sono sognato Piero La Francesca, Arezzo mi fa una mostra. È tanti anni che ho nel cuore questo progetto e sono riuscito a portarlo a compimento nello stesso momento preciso che si riapre questo spazio. Quindi la combinazione fra questo spazio meraviglioso e queste opere meravigliose è veramente una fortuna, semplicemente una fortuna. Mi sembra una grande opportunità per Arezzo, per l'Italia, per la scultura, per l'arte. E una sola cosa importante, fatto in un luogo riaperto, è una doppia grazia del cielo a una città che è stata mortificata con una idea falsa dell'arte e che invece deve sapere che l'arte resta ed è memorabile. E qui sono le cose memorabili che Temer ha concepito in uno spazio che sembrava aspettarle. Lavorando, scavando, cercando, abbiamo trovato 2100 anni di storia di Arezzo, perché se si pensa che oggi, certo, abbiamo restaurato la fortezza, ma abbiamo trovato una cripta tardo medievale, sono stati trovati i resti di una domus, cosiddetta domus romana del primo secolo avanti Cristo, e in mezzo a tante altre cose, questo è stato un restauro assolutamente eccezionale. C'è una parte che è ancora un cantiere di questa fortezza, una piccola parte. Che cosa c'è lì? Che cosa si può trovare? Due siti archeologici, sono la cripta e la cosiddetta domus romana. Entrambi sono stati evidentemente scavi già iniziati, abbiamo capito cosa c'è, però bisogna indagare ancora, proseguire, e una volta poi ultimati gli scavi, ovviamente quel che si è trovato va messo, come dire, in sicurezza.